E ritorniamo nuovamente, caro Saius, in diretta da Faenza, dal MEI, il nuovo MEI, anzi il meeting delle etichette indipendenti. Ritorniamo qui dopo aver fatto delle piacevoli chiacchierate con i Morgana, i Malerba e gli Amore, che salutiamo, li sono ricordati tutti. E noi di Radio Saius adesso invece abbiamo un artista che ha qualcosa di particolare, no, è lui, quindi niente, non è un mostro abnorme. No, è un polistrumentista. Innanzitutto, ciao. Ciao. Dimmi come ti chiami. Che Simone Vignola. Simone Vignola. Polistrumentista, no. Anche se principalmente comunque mi ritengo sempre bassista. Sì. Però in effetti sono arrivato al quarto album attualmente, quindi sono 5-6 anni che ho questo progetto a mio nome da solista. Sì. E sono partito con questo spettacolo da Loop Man. Sì. Qui da Woman Band, in effetti con la Loop Station, basso, chitarra acustica, drum, sì, machine, quindi ecco, nasce un po' da qui questa cosa. Inoltre il primo disco che ho fatto l'ho registrato completamente io, così come l'ultimo disco che ho fatto, Somewhere, che è uscito a luglio, che ho registrato tutto io, stavolta l'ho anche mixato perché mi sono proprio calato nel mondo dell'artista a tutto tondo. Fai diciamo tutto tu praticamente. Sì, mi sono lanciato in questa sfida fondamentalmente, sì. È stato molto piacevole e sì, il risultato diciamo a me personalmente piace, poi ovviamente esatto. Bisogna... diciamo non piace solo a te perché mi hanno detto un uccellino mi ha detto che hai vinto anche qualcosa, no, dal punto di vista di riconoscimento. Sì, no, ho avuto questo... Ho vinto l'Eurobass Day a Verona nel 2008, è un concorso miglior bassista d'Europa under 35, esatto, dell'anno. Quando eri under 35? Quando è, ora sono... Ancora, sì, sì, ma così sì, capiamo anche quanti anni hai. No, aspetta, 28. Allora, eri giovanissimo allora. Avevo 21 anni. E niente, poi ho vinto questo concorso appunto come Loop Man, quindi sì, riguardo la Loop Station e questa cosa che faccio, con la Roland. Che diciamo, cioè, descrivi un attimo, beh, dovremmo vederla effettivamente, ascoltarla. Sì. Ma Loop Station, cioè esattamente cosa fai? In effetti registra e riproduce ciclicamente quello che tu vai ad eseguire, sì, in un lasso di tempo che decidi tu, che può essere brevissimo, di una battuta, di due, esatto, battute. Certo. E le va a ripetere ciclicamente, sì, e vai a sovrapporre strati di musica, di strumenti, sì, per poi ottenere, diciamo così, una sorta di gruppo, poi, sì, in effetti, sì, sì, di, sì, band. Esatto. E ti chiedo questa cosa, dalla tua, dove sei? Non sei proprio io di Avellino, di Avellino. Vabbè, insomma, campano come le, sì, origini, sì, del grande Saius, che poi è di Napoli. Ah. Il Saius che non è solo il nome della radio, ma è anche lui. Noi di là non lo vedono, lo vediamo noi e ci basta. Ci basta e avanti, no, scherzi a parte. E tu sei partito da Avellino praticamente, tu vivi a? Ad Avellino. Ah, sei Avellino, sì, quindi... sì, 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 sì. Cioè, hai fatto un bel viaggetto, insomma, vieni fino al MEI. Sì, sì. Ah, insomma, fine, tu in dici, realtà sono venuto in treno, ti dico la verità. E quindi? E l'ho vinto proprio. Sì? Sì, mi ha dato anche il premio. Ah sì, ma fantastico. Hai vinto tutte. No, bello. scherzo. No, in realtà sono andato comodo. Sì, tranquillo. Preciso, sì, sì, sì. No, e raccontami questa cosa. Ci ho messo cosa. Poco, ci ho messo 4 ore, secondo me, 4 ore e mezza. Totale. Allora, poi magari dalla dormicchia. La macchina pure. Ci mettevo molto di più. Poi sì, suona, sì, guida, fai. Sì, tu come fai? Perché poi tu in treno ti esibisci pure, secondo me, no? Cioè, tu ce l'hai la faccia di una dato... che sta in treno, ti mette a strimpellarti. Mi dai un'idea. Non è male, guarda che posso. Guarda, sono quelle cose che noi avevamo tempo fa. Abbiamo intervistato in una delle nostre dirette, che noi facciamo, intervistiamo gli artisti tutti i lunedì, sì, sera. Una chiacchierata, questa è abbastanza veloce, lì abbiamo una chiacchierata spazio di un'ora e mezza, due, certo, ore. Qui si parla di tante cose con l'artista. E lui poi aveva organizzato questo evento dove girava, non mi ricordo per quale città, comunque del Veneto, d'accordo con diciamo la società che gestisce i trasporti. Lui aveva tipo un pianoforte dentro nell'autobus, una sera, tipo una sorta di notte bianca dove essere, quindi una serata sola, faceva tutto questo giro, non so quante volte, 2 ore, e lui suonava, la gente coinvolta, una cosa effettivamente tu potessi fare una cosa del genere, in treno, sì, 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 così il tempo l'utilizzo. Ma poi ovviamente è il caso di dire la musica per tutti a quel punto. Esatto. Un bel, vedi che idee che tiro fuori dal cilindro, sai? Che mi tiene a fare qua, legato? No, scherzo. No, perché poi tra l'altro, cioè, tu lo potessi anche fare perché, insomma, hai le conoscenze di poter gestire più strumenti. Vabbè, sì, sì. Cioè, sì, magari sì, chi ha solo la chitarra, che magari è molto più riduttivo chitarra e voce. Comunque all'estero però... va molto forte, sì, per esempio, sono un artista... DubFX, non so se
sì. Comunque è loopman fortissimo, sì. E lui suona in strada. Vabbè, ha avuto un successo YouTube di sì, milioni visualizzazioni. Di visualizzazioni, ma ha avuto un grandissimo successo e comunque ha costruito proprio una carriera, un mestiere, a parte che è il top a fare quello che fa, è sì, veramente sì. eccezionale. Però voglio dire, anche il fatto che a Londra tutte le metropolitane dentro suonano, sì, hanno sì, gli spazi sì. organizzati, sì, la cultura di suonare in strada, sì. anche in Francia, è molto... Anche in Irlanda, mi ricordo, ma io ti dico la verità, no... no. Ho girato tanto in Europa e quando facciamo fai anche un sorrisino all'amico che ci piace tanto. Grande Nick che salutiamo. Lo ricordiamo. E, all'estero c'è questa anche in Irlanda, sì. Berlino, in Germania, insomma, o Dublino, diciamo che c'è molto di più rispetto che da noi questa. Sì, la cultura della esatto, musica in strada. Una cultura diversa. E invece tu all'estero come ti sei mosso? Se ti Io sei mosso? Ho fatto. Ho avuto la fortuna di fare una masterclass al Conservatorio d'Amsterdam, sì. due giorni ho suonato là e ho fatto questa lezione sulla loop station proprio. Però... Ho suonato varie volte in Germania, il terzo disco mio è uscito con un'etichetta di Monaco in effetti, sì. quindi proprio in Germania. Ed esatto. è andato forte soprattutto nell'ambiente house perché diciamo... È stato ripreso poi su dei remix da alcuni DJ. Insomma, anche questa no, cosa è andato, gratificante. È andato bene in Germania. E ho suonato anche a Los Angeles nel 2011. Sì, insomma, quindi diciamo che ti muovi bene alla fine all'interno sì, del sì, contesto. Sì, comunque. E qui al me adesso cosa farei stasera? Se allora, fai... ho suonato prima alle 15. Cavolo, peccato, ce lo siamo persi. Al Corona, però mi suonerò sì? alle 22.45 a Via Capurri. Sì, ho capito, sì sì sì, tanto... sì. E con quale etichetta ti sei presentato oggi? Aviasonica Records. No, ringraziamo tra l'altro sì, sì, Aviasonica sì, Records sì. perché insomma... E sei già terzo o band o artista che ci portano quest'oggi, quindi ci fa a noi piacere dare spazio e voce certo, a tutti certo. come facciamo. Scusa, ogni tanto mi distacco perché la cosa bella del me è che siamo poi in una bolgia, no? Quindi a volte vedi tipo gente che suona, canta a fianco certo. a noi. Prima c'era un vecchietto dietro di noi che ci guardava, era bellissimo. Cioè, tipo, sai, tipo lavoro in corsa che questo guardava, mi diceva, guarda, l'ho fatta dritta. No, che cazzo, dividi. No, è fenomenale. Allora, scusami, tornando a noi, anche esperienza all'estero, quindi ci piace, sì, ci sì, piace sì. questa cosa. E tu dal punto di vista dei social, ti seguono, non ti seguono? Sì, cioè, su YouTube principalmente, esatto. perché diciamo che ho cercato di spingere all'inizio e mi è andata un po' benino sì. su YouTube col fatto del comunque... La loop session è una cosa che la devi vedere. Sì, sì. E quindi qual è il miglior mezzo? Esatto. Diciamo che ho raggiunto un buon numero di iscritti, sopra le migliaia, insomma. Simone Vignola Video, il canale. Esatto, infatti te lo chiedo. E il mio sito comunque è simonevignola.com. Quindi da lì poi ci sono tutti i link certo. anche per Facebook. Quindi anche Facebook, Simone Vignola, sì, sì, la tua Twitter, pagina o... Sì. Perfetto. Quindi diciamo che Saiuz, intanto lo richiamo all'ordine che si distrae. Saiuz, Simone Vignola... Da Avellino, ma in the world. Ecco, no, lascialo stare, è pazzo, lascialo stare. E che dopo un certo orario devi prendere medicine. Dicevo, Simone Vignola, caro Saiuz, è presente in vari contesti, non solo qui, ma anche interattivi, social e quant'altro. Quindi insomma anche noi vediamo di seguire quello che fai. Certo. Sia su YouTube, magari vorrò vedere qualcosa, ma anche stasera faccio prima, ti vengo a trovare. Sì, vieni certo. Magari sia su Facebook, eccetera. E noi, come dicevo all'inizio, facciamo delle chiacchierate, anche all'interno del, soprattutto anzi all'interno con dirette che all'interno di spazi appunto che ci dà Saiuz all'interno di radiosaiuz.it. Chiacchierate che sono, nonostante la regia sia di Treviso, io sia di Modena e a tutti gli altri collaboratori di varie parti d'Italia, anche gli ospiti sono di varie parti d'Italia, tranquillamente con Skype, tranquillamente la casa si può fare tutto. Quindi certo. volendo noi ti invitiamo quando vuoi venire da noi. E magari metteremo mi piace alla nostra pagina anche per poter condividere questo video nelle prossime settimane sulla tua pagina se vuoi certo. e quindi magari se ci segui anche tu con Radio Saiuz avrai modo di vedere anche queste chiacchierate ci facciamo uno sharing sì. che te tanto ormai sei di mondo no quindi no, ha fatto molto piacere comunque questa cosa, io ti ringrazio e grazie a te, magari grazie facciamo a, una fotografia tutti. Aspetta che richiamo all'ordine. E Saiuz, mi richiami all'ordine il tuo assistente, per piacere. Era già pronto. Sempre col microfono in mano, perché siamo... Sì, caciotta. Caciotta. Allora, facciamo una cosa. Perfetto.
Simone, ti ringrazio. Grazie. Alla prossima.